Ave, popolo del gaming, benvenuti nell'angolo del gaming. Ave Windows, siamo qui riuniti per celebrare qualcosa di speciale, Imperium. Imperium distribuito da Hemimond Games e FX Interactive. Siamo stati invitati a partecipare alla beta di questo videogioco. Non è scritto, mi pare, da nessuna parte, comunque qui c'è scritto 1.56. In pratica è una versione nuova di Imperium. Oggi faremo l'apprendistato, non so se per intero, e più avanti ci rivedremo sperimentando il multigiocatore. Speriamo di riuscire a farlo. Intanto andiamo nell'apprendistato. Imperium è il mio accampamento di addestramento. Vi insegnerò a comandare eserciti e a sconfiggere il nemico. Per continuare, clicca con il pulsante destro del mouse su questo riquadro. Il tuo primo incarico sarà di ordinare a quei guerrieri che si spostino fino al centro della piazza. Vi dico subito che quando ho detto cliccare con il tasto destro non ha funzionato, ho dovuto usare il tasto sinistro. Spero che non abbia scambiato i tasti. Vediamo se posso... No, non posso aprire il menu per ora. Allora, il tuo primo incarico sarà di ordinare a quei guerrieri che si spostino fino al centro della piazza. Come faccio a dare ordini ai miei guerrieri? Sul terreno con il pulsante destro del mouse affinché i tuoi guerrieri si spostino fino al posto indicato. Non funziona durante una conversazione. Ok. Il tuo compito è ordinare ai guerrieri di colore rosso di muoversi. Puoi selezionare un solo guerriero cliccandoci sopra con il pulsante sinistro del mouse. Non funziona durante una conversazione. Se invece vuoi selezionare vari guerrieri, puoi farlo mantenendo premuto il pulsante sinistro mentre trascini il mouse fino all'altro lato del gruppo. Un rettangolo sulla schermata racchiuderà tutte le unità. Se rilasci il pulsante del mouse, le unità resteranno selezionate. Potrai riconoscere i guerrieri selezionati dal cerchio che apparirà ai loro piedi. Ok. Il tuo compito è... Scusate, ma se vado nelle opzioni... Musica, effetti, suoni della voce, inverti altoparlanti, disattiva animazione, sistema di aiuto, difficoltà avventura. No, da nessuna parte è scritto, c'è la funzione, c'è scritto che il mouse, gli tasti del mouse sono scambiati. Il tuo compito è ordinare ai guerrieri. Subito, sì. Ok, fatto. Lottare fino alla morte. Ho dovuto usare il tasto sinistro, Ben fatto. Ogni incarico che ti assegnerò resterà registrato. Puoi rivedere tutti gli obiettivi premendo il pulsante F8 o il pulsante obiettivi sulla parte inferiore della schermata. Passiamo adesso alla prossima missione. C'è un gruppo di pretoriani che si dirige a sud per dare uno sguardo a delle vecchie rovine. Seguili insieme ai tuoi due guerrieri. Puoi vedere il territorio che ci circonda spostando il cursore del mouse verso i bordi della schermata. Non funziona però durante una conversazione. C'è un gruppo di pretoriani. La mappa strategica è una visuale in scala della zona in cui si svolge la partita. La puoi aprire e chiudere premendo la barra spaziatrice. Non funziona però durante una conversazione. Se clicchi su una zona qualsiasi della mappa strategica, quest'ultima si chiuderà e la visuale si sposterà fino al punto selezionato. C'è un gruppo... Ecco qui la mappa. Ok. Il mio obiettivo, abbiamo detto... Va bene. C'è qualcosa che non va con il mouse comunque. Morire, 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 retrocedere. Zone coperte da una nebbia semitrasparente sono attualmente fuori dalla visuale dei tuoi guerrieri. Tuttavia, avendole già esplorate una volta, conosci la loro orografia e gli edifici che vi si trovano. Fai attenzione, però. Dato che non si trovano all'interno del campo visivo delle tue unità o dei tuoi edifici, possono nascondere guerrieri nemici.
Le zone nere della mappa, sono completamente sconosciute. Quando avrai inviato i tuoi guerrieri a esplorare queste zone, otterrai informazioni sulle caratteristiche del territorio e sulla presenza di insediamenti. Secondo bug rilevato. È già la seconda volta che sentiamo la voce che si ripete. Prima, quando ho selezionato i personaggi, io pensavo che stesse parlando il personaggio 1 e il personaggio 2, ma questa volta anche il narratore o maestro ha parlato due volte di seguito. Oh, siamo in battaglia. Per fortuna questi nemici non sono molto forti. Guarda come i tuoi guerrieri li sconfiggono. Ok. Qua si vedono i cuori, ma non si vede la capanna. Abbiamo vinto. Dobbiamo punire i ribelli per questo assalto. Prendi il controllo di questo piccolo esercito. Dirigiti ad est e conquista il villaggio nemico che troverai da quelle parti. Visto che è un tutorial, per assoggettare l'insediamento scottiamo tutto. E farlo tuo, seleziona i tuoi guerrieri e premi con il tasto destro del mouse su uno degli edifici dell'insediamento. Mentre i tuoi guerrieri cercano di conquistare un insediamento nemico, il livello di lealtà dell'edificio diminuisce progressivamente. Quando la lealtà arriva a zero, l'insediamento sarà tuo. Più guerrieri impieghi in questo compito, più in fretta si realizzerà la conquista. Prendi il controllo. Tutti i guerrieri hanno il colore della loro fazione. Anche gli edifici rispecchiano il colore della civiltà a cui appartengono. Concretamente, in questa mappa, sei al comando della fazione rossa e i tuoi alleati romani sono rappresentati dal colore giallo. Tutti gli altri sono nemici e devono essere trattati come tali. Prendi il controllo. Quindi ma c'era un percorso anche da questa. Ah no, questo è il villaggio. Giusto? Il villaggio obiettivo era questo. Ok. In questo momento mi sembrano ubriachi. La lealtà di un insediamento rappresenta la rapidità con cui potrà essere catturato. Mentre i tuoi guerrieri combattono davanti alla struttura, il livello di lealtà dell'insediamento diminuisce. Quando arriva a zero, l'insediamento sarà tuo. La presenza di guerrieri alleati nelle vicinanze di un insediamento ne incrementa la lealtà, per cui sarà impossibile conquistarlo se ci sono molti nemici nelle vicinanze. Quando selezioni una struttura, puoi vedere la sua icona e il suo nome nella zona di informazioni nella parte superiore dello schermo. Sotto il nome apparirà la quantità di abitanti che vi alloggiano e il suo livello di lealtà. Quando otterrai il controllo su un insediamento, potrai visualizzare la quantità di viveri e di oro immagazzinate al suo interno. Infatti, la lealtà sta diminuendo. Uno, ed eccolo qua. Adesso lo seleziono. Vedi, non tutti i guerrieri sono uguali. Alcuni hanno maggiore esperienza in combattimento, mentre altri sono solo reclute. Il livello di un guerriero rispecchia il suo livello di esperienza. Più alto è il livello, più efficace sarà in battaglia. Ogni guerriero assegnato a un eroe combatte come se parte dell'esperienza dell'eroe gli appartenesse. Quando selezioni un eroe, compaiono dei circoli gialli ai piedi dei guerrieri a lui assegnati. Che peccato. La battaglia sarà finita prima del nostro arrivo. Manderò un messaggio a Roma chiedendo rinforzi. Vabbè, il momento è ormai perso, ma non siamo ancora sconfitti. Arriva il grande Giulio Cesare. Giulio. Qui cos'è? Caratteristiche speciali dell'eroe. Bisogna aumentare le abilità dell'eroe. Ah. Gioco di carte diventa. Ai miei ordini, il tuo esercito schiaccerà i nemici.
Ah, non ha l'accento romano. Come eroe posseggo 5 diverse caratteristiche speciali. Ogni caratteristica può accumulare fino a 10 livelli a seconda della mia esperienza. Selezionami, clicca sul pulsante caratteristiche speciali dell'eroe e mantieni per qualche istante il cursore del mouse su ogni icona di caratteristica speciale che si trova nella parte superiore dello schermo per conoscerne la descrizione. Per ogni livello che acquisisco, ottengo un punto da investire in una delle mie caratteristiche speciali. Ottengo un punto da investire in una delle mie caratteristiche speciali. Apparirà un simbolo più intermittente. Metti i tuoi pretoriani agli ordini di Cesare selezionandoli e cliccando su Cesare con il pulsante destro del mouse. Sono l'eletto di Roma. No, fermo. I legionari. Dove sono gli altri? Ok. Avanti, pretoriani. Metti i tuoi pretoriani agli ordini di Cesare selezionandoli e cliccando su Cesare con il pulsante destro del mouse. Fortuna e gloria. Ma quali sono i pretoriani? I pretoriani non sono questi. Sì, e quindi? Metti i tuoi pretoriani agli ordini di Cesare selezionandoli e cliccando su Cesare con il pulsante destro del mouse. Benissimo, hai imparato molto. Questa volta il pulsante destro ha funzionato. Tutto quello che ti stiamo insegnando e le missioni a te assegnate restano registrate. Puoi rivedere questa informazione cliccando sul pulsante Obiettivi nella parte inferiore dello schermo o premendo il tasto F8. Non funziona però durante una conversazione. Mantieni il cursore del mouse su un'icona o un testo del menu di gioco affinché appaia una breve descrizione della sua utilità. Inoltre, se in qualche momento nel corso della partita hai bisogno di ulteriori informazioni su aspetti, elementi o unità del gioco, puoi cliccare con il pulsante destro del mouse sulle icone o i testi per ottenere informazioni. In più, è sempre conveniente leggere il manuale. Ti è stato assegnato l'incarico di riconquistare il nostro accampamento. Non perdere tempo. Seleziona e impartisci ordini solo a Cesare. Si occuperà lui dei guerrieri a lui vincolati. Mantieni il cursore del mouse su un'icona o un testo del menu di gioco affinché appaia una breve descrizione della sua utilità. Inoltre, se in qualche momento nel corso della partita è stato assegnato l'in... Ok, allora... Però non è che forse sia il caso di... vediamo, prestigio, aumenta il numero massimo di guerrieri assegnati all'eroe di 2 per 1 punto di abilità. Poi vediamo, superiore, aumenta il danno di un guerriero assegnato di... Sì, ok. Quindi tornate di qua. Ha chiesto di riconquistare il nostro posto, il nostro accampamento iniziale. Dovremmo combattere contro un eroe qua. Sono l'eletto di Roma. Onoreremo il nostro standardo. Sì, abbiamo sconfitto l'eroe nemico. E a quanto pare abbiamo... possiamo continuare ad aumentare Oh! Perché non combattete in automatico? Ben fatto. Adesso l'accampamento e il villaggio sono nostri. Riunisci le tue forze e assumi il controllo del forte di addestramento che troverai a sud. Non sarà una battaglia facile. Dimenticare che Cesare deve sopravvivere a tutti i costi. Ok. Scusate, mi è sfuggita una cosa. Allora, qua dobbiamo arrivare. Scusate, cos'è questa cosa qua? Cibo, cos'è? I miei guerrieri sono affamati.
Il villaggio che abbiamo conquistato prima dovrebbe contenere i viveri. Quando i guerrieri non si alimentano perdono salute, quando mangiano invece la recuperano. Ogni villaggio produce e immagazzina viveri che possono venire trasportati dalle unità di rifornimento. Queste ultime ti serviranno sia per trasportare i viveri in altri edifici e insediamenti, che per portarli con te durante la campagna e mantenere le tue truppe rifornite. Ok. Seleziona il villaggio che hai conquistato prima e crea un'unità di rifornimento con viveri cliccando sul centro del villaggio ed eseguendo il comando carica unità di rifornimento fino a 1000 unità di viveri che vedrai sulla parte inferiore dello schermo. Conduci l'unità di rifornimento fino a Cesare. Ok, quindi andiamo di qua. Casa, ma non ho capito come funziona qua. Allora, carica unità di ok. E questa deve raggiungere Cesare, giusto? Mentre Cesare scende da questa parte. Quindi tu che sei unità di rifornimento. I miei guerrieri sono affamati. Ah, non si muovono se non mangiano. Seleziona. Ok. Benissimo. Ora che abbiamo mangiato, possiamo continuare e conquistare il forte che si trova a sud. Ecco il nostro standardo. Ci sta se... Oh, Cesare! L'eletto di Roma. Più lento! Che il resto dell'esercito non ti riesce a star dietro. Avanti, legionari! Avanti tutta! Guarda quel tumulo. È segnalato da un circolo di ciottoli. È un segno inequivocabile. Contiene sicuramente oggetti magici o amuleti. Seleziona Cesare e clicca con il pulsante destro del mouse sul mucchio di pietre affinché prenda l'oggetto magico o l'amuleto che si trova al suo interno. Ognuno dei tuoi uomini può portare fino a 4 oggetti. Mantieni il cursore del mouse sull'icona della zanna di elefante situata nella parte inferiore della schermata per visualizzare la descrizione dell'oggetto. Veramente superiore. Agiscono da soli. Altri invece devono essere attivati, come il dito della morte, cliccandoci sopra 2 volte. Ok. Forte di addestramento è conquistato così. Roma richiede la nostra immediata presenza nella fortezza di Lindum. Mi chiedo cosa starà succedendo. Una fortezza romana comprende un foro, un tempio, una fucina e una taverna. Si trova circondata da potenti mura protette da arcieri e da alcune porte che impediscono il passaggio ai nemici. I guerrieri si possono alloggiare in un forte o nel foro di una fortezza qualsiasi per recuperare rapidamente la salute e l'energia. Lindum si trova a nord-est. Conduci Cesare fino al foro di Lindum, selezionandolo e cliccando con il tasto destro del mouse sul foro di Lindum. Domanda: perché sono di colore verde? Stanno morendo.
Allora, un attimo, precisamente il numero massimo di guerrieri assegnati all'eroe di 2 per superiorità offensiva e difensiva. Allora, io direi questo e anche la difesa. E poi questa è erudizione. Le unità assegnate all'eroe aumentano di 2 livelli, il numero di punti assegnati a questa caratteristica. Ah, ok. E quindi qua devo venire, ok. E la fortezza credo che ci permetta di stabilire il rifornimento. No, carica. Boh. Quindi. Ah, adesso sono gialli, non più verdi. Fino a questo momento hai avuto un comportamento esemplare. Per ampliare l'espansione di Roma in questa regione, ti è stato assegnato il controllo dell'intera fortezza. Allora, prima di andare avanti, era 1997, se ricordo bene, quando uscì la la demo di Age of Empires. Nel 1998 acquistai la versione completa a parte in un altro pacchetto, cioè acquistai un secondo disco che conteneva l'espansione. Qual era la prima espansione uscita per Age of Empires? L'espansione di Roma. Non c'entra niente, che stiamo su un altro titolo, Imperium, ma è interessante questo particolare. Quindi consiste nell'equipaggiare un esercito ed eliminare interamente la presenza nemica nella zona. Vuoi equipaggiare i guerrieri nella caserma situata vicino al foro. Quando saranno pronti, le nuove reclute si dirigeranno al foro e rimarranno lì, in attesa dei tuoi ordini. Seleziona il foro per vedere nella parte inferiore dello schermo le icone dei guerrieri che vi annoiano. Ah. Per selezionare un gruppo di guerrieri, clicca sull'icona. Per farli uscire dal foro, clicca con il tasto destro del mouse su un punto vicino. Recluta un esercito di 50 uomini. Wow! Quindi questo è il foro, giusto? Foro di Lindum. Addestramento automatico, addestramento forzato. E questa è la caserma, ok. Equipaggiamento. Cosa dice? Che produce un bagno da cedere, va bene. Ah, io non so quello che sto facendo. Allora, questo è il Colosseo. Quindi è Roma questa. Questa è la fucina. Ok. Questo è il Tempio, va bene, e questo è il Colosseo. Poi qua abbiamo la taverna, qui abbiamo qualche animaletto. Non ci sono viveri nella fortezza. Ma dai. Puoi stabilire una rotta di rifornimento dal villaggio vicino per approvvigionare la fortezza di viveri. Lo puoi fare sia partendo dalla visuale normale che dalla mappa strategica. Puoi ottenere lo stesso risultato cliccando sul comando Stabilisci rotta di rifornimento, che troverai in tutti i forti e i villaggi. Clicca sul comando con il pulsante sinistro del mouse
e in seguito con il sinistro sul luogo di destinazione. Puoi attivare e disattivare la visualizzazione delle rotte di rifornimento nella mappa utilizzando il tasto Alt. Mi sembra che tu abbia usato quasi tutto l'oro. Alcuni dei tuoi comandi possono richiedere una spesa di una determinata quantità d'oro. In effetti. O di abitanti. Puoi visualizzare il costo del comando che vuoi impartire mantenendo il cursore del mouse per alcuni secondi sul pulsante relativo al comando. Le risorse necessarie per eseguire un comando sono rappresentate dalle corrispondenti icone. L'oro viene prodotto nella fortezza. Più alta è la popolazione, più velocemente cresceranno le tue riserve d'oro. Per aumentare la popolazione della fortezza, esiste un comando che ti sarà utile quando avrai bisogno di più abitanti nella tua fortezza. Questo comando si impartisce nella taverna e richiede un consumo di viveri. Adesso che hai riunito una forza considerevole, sono già arrivato a 50. E situali di fronte a una delle porte di Dumnorium. Ricorda, fai uscire i tuoi guerrieri dal foro, selezionali e in seguito clicca su Cesare con il pulsante destro. Ok, prima però mi hai detto di venire qua. Hai già notato le differenze tra i vari guerrieri? Ogni tipo di guerriero possiede un determinato valore di attacco, di difesa e di salute. Ma sono le caratteristiche speciali dei guerrieri a renderli veramente unici. Troverai a destra del loro livello di salute, nella parte superiore dello schermo, quando selezioni un'unità. Se mantieni il cursore del mouse per qualche istante su una caratteristica speciale, apparirà un testo che ti spiegherà in cosa consiste. Ok. Per esempio, una delle abilità comuni a tutti i pretoriani è il danno riflesso. Specchio riflesso. Quando un guerriero nemico colpisce un pretoriano durante il combattimento corpo a corpo, riceve un numero di punti di danno corrispondente a quello che ha inflitto. Quando i guerrieri combattono, potrai vedere per qualche istante sulle loro teste diverse icone che mostrano le caratteristiche. Sì, mi sono accorto. Che stanno utilizzando. Ho visto il cuore e altre cose. Se mantieni premuto il tasto CTRL della tastiera mentre premi con il pulsante destro del mouse sul terreno, i guerrieri selezionati si dirigeranno fino al punto selezionato eliminando tutti i nemici che incontreranno lungo il cammino. Ok. Puoi utilizzare altri tasti per dare ordini al tuo esercito. Dai uno sguardo alla guida F1 per sapere come farlo. Addirittura due me ne sta mandando, va bene. Quindi sono riuscito a creare rifornimento, sì. Dumnorium è qua. Oh, eccolo qua. Bene. Però mi ha detto di arrivare a 50, sono solo 36 questi. Poi mi ha detto che qua dovrei fare aumento popolazione. Compra 800 unità viveri, celebra festa di Bacco e basta. Allora. Sono 45, ne mancherebbero 5 qua. Anzi, venite qua. Onore e gloria. Cioè, loro sono 41, più 9 fa 50. Ma forse ne vuole altri 9. Vediamo se c'è. Se c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Non so se ho cliccato davvero 9 volte. Comunque, rifornimento di cibo c'è.
L'oro sta aumentando, ok. No, ne manca ancora uno qua, ok. Ora che ci sono tutti, ne seleziono uno. Ma io ne ho selezionato. No, vabbè. Nove pretoriani. Dito dell'amore. Ok. Non c'è nessun aumento. Allora, adesso che abbiamo 50 di questi, più questi, più questo, ha detto che dobbiamo iniziare a muoverci, giusto? Ah no, con il tasto contro. Fin qua. Hai riunito una forza considerevole, assegna i tuoi guerrieri a Cesare e situali di fronte a una delle porte di Dumnorium. Ricorda, fai uscire i tuoi guerrieri dal foro, selezionali e in seguito clicca su Cesare con il pulsante destro. Sì, è quello che ho fatto. Lealtà, onore e gloria. Oh, vediamo. E tutti gli altri stanno dietro, ok. Ma voi state correndo un po' troppo, secondo me. L'orso dava fastidio, a quanto pare. Anche i lupi danno fastidio. Forse sono animali addestrati dal nemico? Oh, questi già stanno iniziando. Ecco la porta nemica. L'unico modo per assaltare la fortezza è distruggere le loro porte. Puoi farlo ordinando ai tuoi arcieri di attaccare la porta. Se non hai arcieri, hai bisogno di una macchina di assedio. Per costruire una macchina di assedio, seleziona alcuni dei tuoi guerrieri. Non puoi farlo con gli eroi. E seleziona il comando Costruisci macchina di assedio nella parte inferiore dello schermo. Le macchine di assedio hanno una portata maggiore degli arcieri che proteggono le mura. Situala quindi fuori dalla portata del nemico e guarda come distrugge la porta. Fatelo voi, dai. In marcia. Resisto a qualsiasi colpo. In marcia. Tutti di qua. Prima che ci ammazzi. Beh. Per Roma. Ok. Resisto a qualsiasi colpo. Costruite, costruite. Ah, ma non è... Ho sbagliato la posizione, ok. Perché? Resisto a qualsiasi colpo. Per Roma! Ok. Ah, ma poteva essere smantellata, non lo sapevo.
Ma posso costruire anche un'altra? Io non ho arcieri, ma posso... Allora, vediamo. Qui mi dà stabilisci rifornimento, carica. Metà, no, attacco, no, non c'entra niente. Ma mi permetterebbe di creare... Hai riunito una forza considerevole, assegna i tuoi guerrieri a Cesare. No. E situali di fronte... Vedo che qualcuno ha fame, quindi... Ma il cibo dov'è? Ok, 52 su 5000. Però non vedo che non sta scendendo. Ho capito che l'esercito è lo stremo, ma io sto cercando di far arrivare il cibo. Vieni qua. Devi portare il cibo fin qua. E voi venite qua. Oh, ecco qua il puntino rosso. Quindi mi stai portando il cibo, giusto? Obiettivo, l'unico... Ok, ma... Forse ne serve un altro? Allora, facciamo così. Ma perché il cibo non arriva? Combattere in prima linea è un onore. Non stanno combattendo perché non, il cibo non arriva. Ma io non riesco a capire... Allora. Che sia riuscito? Adesso lo voglio seguire, voglio capire che fine fa questo qua.
Perché il cibo non sta arrivando? Eccolo qua. Adesso che hai riunito una forza considerevole, assegna i tuoi guerrieri a Cesare e situali di fronte a una delle porte di Dumnonium. Ricorda, fai uscire i tuoi... Ok. Arrivato qua è morto. Io faccio una cosa adesso. Faccio tornare tutti qua. Ricreo. Perché mi sembra impossibile questa cosa. Non riuscire a far loro ma ad andare avanti perché non ricevono il cibo. Fin qui va bene. Ma quando arriverà mi muore. Perché sono troppo lontani. Allora, Cesare sta finendo di mangiare, vedo, e anche gli altri. Hanno mangiato, quindi possono uscire. Bene. Vediamo se adesso riescono. Adesso vediamo se funziona. Hanno mangiato. Questo è a zero, quindi si può entrare. In marcia. Non so se sia stata la scelta più saggia. Oh.
Combattere in prima linea è un onore. Fantastico. Hai portato okay. tutti i tuoi incarichi e sei pronto per forgiare il tuo impero. Ho perso 4 militari. 9 su 50. 50 meno 9 fa 41. Ho visto il quadro. Hai completato l'addestramento. Chiudi. Esci. Sì, sono sicuro di uscire. Questo era l'addestramento. Abbiamo rilevato alcuni bug, alcune stranezze. E specifico che il videogioco è pronto, è datato 2019 e più, e poi fa parte di una serie che ha un bel po' di anni alle spalle. Ora sta per arrivare in maniera un aggiornamento definitivo di Imperium con novità che stiamo vedendo in anteprima in questi gameplay. La prossima volta proveremo a vedere cosa succede cliccando sul multigiocatore. Adesso vi saluto e vi lascio quindi al prossimo episodio. Ciao a tutti.